Voltiamo pagina, crollata per tre quarti a causa del terremoto del 2009. La Torre Medicea di Santo Stefano di Sessanio è stata ricostruita e consegnata alla comunità. Stamattina, nel corso di una celebrazione ufficiale nel cuore del Borgo Antico, i lavori sulla torre, partiti nel luglio 2018, sono stati finanziati con un fondo per la ricostruzione post-sisma di 1,5 milioni di euro. Hanno partecipato all'importante momento di riconsegna denominato la Giornata della Rinascita autorità civili e militari, tra le quali il commissario straordinario per la ricostruzione sisma Centro Italia Giovanni Legnini, il sindaco di Santo Stefano Fabio Santavicca, il capo dipartimento di protezione civile Fabrizio Curcio, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, l'onorevole Gianni Letta e naturalmente il presidente della regione Marco Marsiglio, che si è espresso così. La restituzione della torre di Santo Stefano ai cittadini, all'Abruzzo, al mondo intero è uno degli elementi più iconici, più simbolici, più potenti che testimoniano l'avanzata della ricostruzione, la restituzione alla vita di questo territorio martoriato dal sisma e la velocità con la quale finalmente si comincia a vedere l'opera di questa lunga e faticosa ricostruzione. Santo Stefano di Sessanio è uno degli elementi più caratteristici, più identitari del nostro territorio e questo momento è veramente un giorno di grande gioia alla quale ha partecipato tutta la comunità, dall'ultimo dei cittadini di questo piccolo centro fino alle più elevate istituzioni locali e nazionali a rappresentare questa comunità, questa forza, questa unione che ha messo insieme tutti per raggiungere questo risultato.